Siostok dal vostro Maggiaro. Incredibile cosa sembra che stiano combinando i media italiani. Silenzio assordante sullo scandalo corruzione che colpisce la Commissione Europea di Ursula von der Leyen. Vietato mettere in cattiva luce l'Unione Europea. Ho provato a cercare il nome Stella Kyriakides prima su Google, poi su DuckDuckGo per risultati diversi anche a livello politico. Nessuno ha scritto nulla in lingua italiana. Nulla sui 4 milioni di euro e la firmataria del vergognoso e famoso contratto europeo sui vaccini Covid, quello pieno di lineette nere. Sostenete il canale che cerca di andare oltre la prospettiva dell'informazione europeista con una donazione anche mensile, attraverso i metodi indicati in descrizione. Oppure, se non vi è possibile, semplicemente condividendo il video e lasciando un mi piace e un commento. Nelle ultime ore sui media ungheresi è rimbalzata una notizia molto scomoda per i seguaci del drappo blu stellato. Vi propongo il servizio della TV pubblica M1, ve lo traduco. Il commissario europeo alla salute, la cipriota Stella Kyriakides, è stata coinvolta in uno scandalo di corruzione. Lei ha sottoscritto il contratto europeo con le case farmaceutiche produttrici dei vaccini anti-Covid. Secondo fonti giornalistiche accreditate, le sarebbero stati trasferiti sul conto bancario 4 milioni di euro. Il conto è cointestato al marito. Molti si chiedono da dove arrivino questi soldi, tutti questi soldi. A metà aprile la commissaria su Twitter scriveva trionfante: nel 2021, entro la fine dell'anno, arriveranno in Europa 600 milioni di dosi BioNTech-Pfizer. Continuiamo a lavorare senza sosta per assicurare i vaccini ai nostri cittadini. Dunque abbiamo attivato la clausola contrattuale per altri 100 milioni di dosi. Nonostante queste parole, le spedizioni sono andate a rilento. Si continua a promettere, come all'inizio quando si decideva sulle ripartizioni tra i vari paesi membri dell'Europa Unita. Le vaccinazioni sono andate a rilento, sono arrivate le briciole della quantità ordinata. Non si è vaccinato abbastanza in Europa proprio per questo motivo. A marzo il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, ve lo ricorderete, aveva dichiarato: a Bruxelles barano sui vaccini, questi non vengono ripartiti giustamente tra gli stati membri. Come Orban Viktor, anche Kurz voleva trasparenza sui contratti tra UE e Big Pharma, il primo ministro ungherese in Parlamento qualche tempo fa. Questi qui sono i contratti europei, non vengono resi pubblici, non posso svelarli io per voi, altrimenti l'UE aprirebbe un'ennesima procedura per violazione dello Stato di diritto contro l'Ungheria, contro il mio paese. A quel tempo la Commissione europea aveva reagito dicendo che non era stata lei a firmare i contratti, ma i paesi membri. Tutto smentito. A marzo, ad esempio, un giornalista magiaro ha pubblicato i contratti senza le famose linee nere. Per i documenti UE, gli stati non avrebbero potuto siglare contratti separati con le case farmaceutiche in barba alla sovranità nazionale. C'è la firma di Stella Kyriakides, commissario europeo alla salute. In un video, O Molnar Miklos racconta come la commissaria sia coinvolta in uno scandalo di corruzione. 4 milioni di euro comparsi sul suo conto bancario. La notizia arriva dalla stampa di Cipro. I contratti sono sfacciatamente a favore delle aziende farmaceutiche e non delle centinaia di milioni di europei che vorrebbero farsi il vaccino. Tutto ciò spiega il perché la Kyriakides tenti di insabbiare lo scoop. Ha cercato di giustificare i 4 milioni, parlando di un prestito ottenuto tramite il credito cooperativo di Cipro. Però non risulta in grado di fornire garanzie sufficienti per ottenere un prestito di questa portata. Lei e il marito sono già stati coinvolti in uno scandalo, hanno preso parte alle privatizzazioni che hanno coinvolto le cure oncologiche a Cipro. Hanno aumentato in modo esponenziale i costi delle cure per i malati. Per Borsch, testata ungherese, il cognome Kyriakides a Cipro è diventato una bestemmia. Si sono arricchiti sulle spalle dei malati di cancro, si dice. Quando il Parlamento cipriota ha votato per il ritorno alla sanità pubblica e per calmierare e abbassare i costi delle cure oncologiche, l'unica a votare contro è stata, indovinate un po', guardate caso, la Kyriakides. L'UE non è quella istituzione immacolata che vogliono farci credere. I burocrati a Bruxelles hanno molta fame. Al prossimo video, vi slata, arrivederci.